Dall'altare della parrocchia Madonna di Pompei nel quartiere Mater Domini di Catanzaro, Don Biagio Maimone, cappellano della Polizia di Stato, ha spiegato il senso della Santa Messa a suffragio degli agenti uccisi a Trieste. La preghiera è il modo migliore per onorare Pierluigi Rotta e Matteo De Manego ed è quello che vogliamo fare ora qui con questa celebrazione mentre altrove si stanno svolgendo i funerali dei due agenti uccisi. A seguire una santa messa con un silenzio partecipato soprattutto tra i membri della Polizia di Stato. Sì, in tutta Italia tutti i sindacati di polizia si sono organizzati per cercare di onorare un po' purtroppo la prematura morte di questi colleghi che sono stati trucidati in maniera veramente orribile. È successo un qualcosa che veramente non si poteva mai credere e mai aspettare. Noi qua a Catanzaro abbiamo già sentito il dovere di onorare pure la loro memoria e abbiamo d'intesa con tutte le sigle sindacali, abbiamo ritenuto, avevamo pensato anche per noi ad una fiaccolata, però una messa in concomitanza con le esequie che si stanno per svolgere pure a Trieste di Matteo e Pierluigi, due giovani che purtroppo amavano il loro lavoro, loro si definivano i figli delle stelle, no? Dicevano alla popolazione dormite sonni tranquilli, ci siamo noi a vigilare. Questo è il sentimento di Matteo Pierluigi, ma è il sentimento di tanti colleghi, tutti i colleghi che fanno questo lavoro. Io non conoscevo personalmente né Matteo Pierluigi, ma conosco personalmente tutti i colleghi della Volante di Catanzaro e di tutte le volanti della stradale e di tutti gli altri uffici con i quali mi interfaccio e sinceramente parlando c'è un sentimento forte, un attaccamento forte alla divisa e verso la sicurezza dei cittadini. Purtroppo il nostro lavoro poi ci porta pure a dover subire certe situazioni, certe brutte storie come quella accaduta a Trieste e purtroppo in questo caso qua ci dobbiamo solo essere uniti, cercare di fare un po' quadrato intorno a noi e commemorare insomma per come è possibile diciamo la perdita di questi due colleghi che purtroppo ci addolora tantissimo, ci addolora. Certo, sentivo il desiderio, il bisogno di essere presente oggi per partecipare in maniera attiva a un momento di commemorazione per questi ragazzi che hanno dato la loro vita nel adempimento del servizio e per testimoniare la vicinanza, l'affetto, la partecipazione alla vita di tutte le forze dell'ordine, uomini e donne, che giornalmente in maniera silenziosa sacrificano il loro tempo, danno la loro vita nel senso di un lavoro quotidiano per tutti noi. Io, come diceva lei, questa situazione l'ho vissuta e so cosa significa e so la passione che c'è dietro questa, che non è un lavoro, questa missione nei confronti degli italiani da parte delle forze dell'ordine. So cosa significa giornalmente rischiare la propria vita, spesso dover subire anche degli attacchi, non essere sostenuti. Io credo però che la gran parte degli italiani sia vicina alle forze dell'ordine, alla polizia, ai carabinieri e partecipi con affetto e con emozione, con commozione a una giornata come questa. Grazie proprio al lavoro delle forze dell'ordine, della magistratura, la maggior parte dei criminali viene assicurato alla giustizia. Credo che sia necessario la famosa certezza della pena, credo però che non si debba mai perdere di vista anche l'umanità e quindi non cercare vendetta, non alimentare odio, nemmeno nei confronti dei peggiori criminali, ma ricercare sempre con coerenza e con forza la giustizia, che è quella che poi regola i rapporti tra le persone nell'ambito di una democrazia.